Il Festival del documentario palestinese fa tappa a Bologna, cortometraggi che raccontano la vita quotidiana in Palestina. Marino Cancellari. È un festival itinerante, quello del documentario palestinese. Dopo Venezia, Firenze, Roma e Napoli, anche Bologna ospita la rassegna di cortometraggi realizzati da chi in Palestina ci vive o la conosce molto bene. Storie di ordinario dolore in una terra che con la sofferenza convive da molto, ma anche ironici, divertenti racconti di una vita quotidiana che continua a dispetto delle difficoltà. È importante mostrare la vita quotidiana perché da questa rappresentazione vengono fuori anche le difficoltà sul piano politico. In un luogo dove tutto assume un valore politico, il documentario diventa uno strumento ideale per raccontare una terra che da non molto lontano ci guarda. Nasra in arabo significa sguardo. È un'altra Palestina quella che viene vista attraverso questi 24 cortometraggi. È una Palestina che racconta di persone, di umanità, delle loro difficoltà, della resistenza non violenta, dei soprusi, ma anche delle speranze. Quindi è davvero un altro mondo che si scopre e questa è la grande sfida, la grande scommessa di questo festival. L'ultima tappa del festival itinerante sarà la Striscia di Gaza, la prima proiezione a Bologna per gli studenti del liceo Laura Bassi che assegneranno un loro premio.